Molto di Radio Mater, un caro saluto da parte di Fabrizio Gagnol che vi parla, un caro augurio di un buon anno nuovo 2014 e un saluto e un augurio anche da parte di tutti coloro che sono presenti con me questa sera in studio. Questa sera si parla della dipendenza affettiva. Voi sapete, cari ascoltatori, per chi di voi segue abitualmente queste trasmissioni, che ci occupiamo dei problemi del disagio, osservando tutte quelle che sono, o almeno alcune di quelle che sono, le situazioni nelle quali ci troviamo, possiamo pur dire così, perché chi può dire di essere esente, nel cammino della propria vita, a accorgerci che in verità non siamo ancora liberi, no? Libero non è chi dice io faccio quello che voglio, perché sapete bene, ognuno di noi siamo figli del nostro passato e il nostro passato, chi più e chi meno, ma è ferito. Sempre vi faccio questo esempio di quando da bambini piccoli ognuno ha fatto le prove di fiducia e quando la fiducia è stata lasciata cadere, allora in quel momento è scattato dentro di noi il bisogno di cercare di difenderci, perché è venuta in noi la paura di essere feriti. E allora abbiamo cercato di difenderci innescando tutti i nostri meccanismi di difesa malati, e molte nostre difese sono importanti e sane, ma invece quello che si è fatto perdere la possibilità di essere bambini e di diventare delle macchine da difesa, no? Dove si vive nel cammino della vita facendosi i calcoli, cercando come poter stare a galla, fuggendo dalle situazioni oppure lottando contro con la lotta, contrapposizione oppure con la manipolazione delle situazioni. Di lì diciamo che siamo diventati peccatori, no? Quindi non più liberi, ma soltanto delle macchine che riproducono continuamente se stessi con una proiezione continua in funzione di quello che è accaduto nella loro vita, cercano di difendersi. Sapete bene, cari ascoltatori, che soltanto quando una persona riesce ad avere così tanta fiducia al punto da sapere che colui, colei o il Signore nel quale ripone la propria fiducia totale sarà la sua difesa, allora in quel momento quella persona può non aver più bisogno di difendersi da solo e in quel momento apre la porta, se vive il cammino di fede apre la porta del cielo e il Signore può venire a abitare dentro di lui. In questo il Signore ci dice di ritornare bambini. Il problema della affettività, ciò a cui noi siamo attaccati, i problemi dell'attaccamento, sono studiati, si capisce, dalla psicologia e osservati dalla sociologia per vedere come l'individuo si colloca nella relazione interpersonale all'interno della società, come i suoi meccanismi di difesa lo pongono nei giochi di ruolo, sostanzialmente. Ma il problema della affettività, che vi sto dicendo in tante situazioni è sana, accade che possa diventare una dipendenza. Quando? Quando una persona non è guarito dal bambino deprivato che ognuno porta dentro di sé, da situazioni che si sono bloccate proprio dentro al proprio cammino di crescita, allora succede che quella persona sente il bisogno di riempire dei vuoti o di difendersi come, ma tante volte parliamo di altre forme di dipendenza dalle sostanze, l'alcol, le droghe, i comportamenti di dipendenza, la dipendenza da comportamenti, il gioco, le varie addition, come si dicono, no? Tutti quello che una persona aggiunge, diciamo così, alla propria situazione di vita per cercare in quel modo artificiale di riempire dei vuoti o tentare di equilibrarsi, di compensare le sue situazioni di disagio. In realtà non ottiene nulla, lo sapete bene. Quando
Si tratta di interventi, di tentativo di autoterapia, automedicazione, non si arriva da nessuna parte e si peggiora la situazione. Questa sera vi dirò qualche cosa sulla dipendenza affettiva, cosa vuol dire quando un individuo, a causa di situazioni non guarite per i motivi che vi ho appena detto nel cammino della propria vita, va cercando di aggrapparsi a un partner, ma non è soltanto questo. Quando parliamo di dipendenza affettiva, provate a osservare dentro la vostra vita, ma anche nella vita delle persone che avete conosciuto, quando c'è una persona molto debole, molto fragile, va a accoppiarsi, va cercando nella sua altra metà, come si diceva una volta, una persona che compensi quelli che in realtà sono dei suoi bisogni profondi. Allora cerca qualcuno che sia apparentemente una persona forte, che gli darà conforto, che essa crede che possa essere un appoggio. Al contrario, ci sono tante persone che in realtà sono molto deboli, ma per sentirsi utili hanno bisogno di prendersi cura di qualcuno che giochi la parte della persona debole. Accade perciò che nel cammino della vita, sapete, si cambia, tutti si continua a cambiare. Ma quando due persone, che anche si siano incontrate per riempire dei bisogni reciproci, e in quello si sono amati profondamente, perché in realtà era un bisogno, ma quando gli anni cambiano uno e cambiano l'altro, dopo un po' si accorgono di non aver più nulla da dirsi. E questo è un grande problema, di quando le coppie scoppiano, come si dice. È un grande problema anche quando le persone sono apparentemente ben equilibrate e ben compensate. Cioè quando non c'è uno dei due apparentemente predominante e l'altro sottomesso. Si cambia lo stesso. E piano piano, nel condividere poco, dopo un po' di anni ci si accorge di essere cambiati. Sapete che si trascorre poco tempo insieme normalmente, perché tutti sono impegnati molto nel mondo del lavoro, sovente si è pieni di responsabilità, si è anche stanchi e sovente si arriva a casa, si accende la televisione, si fanno un pochino la vita propria, no? Sapete che in tante famiglie è così. Già altre volte vi ho detto che una cosa molto molto importante, so di poterlo dire a persone che ascoltate Radio Maria e che siete attenti a questo aspetto, se volete consigliare qualcuno che vedete che corre il rischio, ma tutti corrono il rischio, chi non corre il rischio, di trovarsi cambiato e non aver più nulla da dirsi con le persone con le quali sta vivendo, per poter cambiare insieme, indicate alla persona, se sono credenti, di pregare insieme. Se non sono credenti, cercheranno qualche persona esperta in umanità con la quale condividere i loro aspetti più profondi, ma pregare insieme, vi ho già detto, non è dire le preghiere insieme, che già è già molto bello, e che non è così frequente. Tante persone sono credenti, poi ognuno va a messa o ai gruppi, in parrocchia per conto proprio, ma difficilmente trovate le persone che si fermano davanti al crocifisso a pregare insieme. Marito, moglie, coi figli. Pregare, vi dicevo, non dire le preghiere, ma aprirsi alla confessione, non quella sacramentale, si sa, ma quando una persona dice: guarda, io ringrazio e sai tutto ciò di cui hai possibilità e bisogno di ringraziare. E siamo nei giorni dell'inizio dell'anno, quando alla fine dell'anno scorso c'è stata la giornata e la celebrazione del ringraziamento. Di quante cose ognuno, che sia ancora sulle strade di questo mondo, hai la possibilità, bisogno di ringraziare, e anche quanto ognuno con le persone care con cui vive ha il bisogno di riconoscere quanto ognuno ha sbagliato nel seguire i propri pensieri che vengono dal proprio passato, le proprie cattive interpretazioni, quanti travisamenti, fraintendimenti, cattive interpretazioni, persone che non si parlano, si parlano poco, soltanto perché non si accorgono che tutto quello che passa dal cervello, sapete bene, quando arriva, che passa dalle orecchie, noi sentiamo, ma non sentiamo con le orecchie, noi sentiamo col cervello in realtà, allora
il suono passa dalle orecchie e trasmette al cervello, ma il cervello prima di sentire filtra ciò che arriva dalle orecchie. E quindi, in altre parole, noi in verità non sentiamo quello che gli altri ci dicono, ma noi sentiamo quello che il nostro cervello ha filtrato a causa delle nostre premesse esistenziali. Se noi non siamo puliti da pregiudizi, presunzione, preconcetti, presupposti, sapete, noi fraintendiamo tutto. Allora poi le persone discutono, litigano. Allora imparare a allenarsi, a digiunare di tutto quello che in realtà è solo, vi ho detto questa sera di nuovo, è una proiezione del nostro passato, e noi diventiamo ridicoli, ma quanto diventiamo ridicoli. Quando si discute nelle famiglie, si parla, poi parole grosse, poi persone che non si riconoscono più uno nell'altro, non è vero, non è forse così? Non avete fatto esperienza, forse conosciuto qualcuno che vive questa fatica, tristezza? Ebbene, tutto questo viene dal fatto che non si è cambiati insieme. Invece quando ci si allena a parlarsi apertamente e a confessare reciprocamente tutte le gratitudini che dobbiamo avere nei confronti del cielo e delle persone che ci vogliono bene, e tutto quello che è un peccato, ma veramente un peccato, no? È quello che una persona in realtà è schiavo di tutto quello che accade dentro alla propria interiorità, e se lo tiri fuori sei già a buon punto, lo riconosci, lo innalzi, no? Innalzi il tuo peccato. Poi andrai a confessarti con la confessione sacramentale, ma se vuoi andare avanti con chi ti ha voluto bene, prendi quella strada lì. Ancora perciò qualche cosa sulla dipendenza affettiva, perché poi vedete, vi stavo accennando a qualche cosa di quando la relazione non funziona tra partner, ma anche tra genitori e figli. Ci sono delle mamme, soprattutto, che hanno una dipendenza affettiva dai figli, e per loro il loro bambino è il più bello del mondo, non sbaglia mai. Se anche diventa tossicodipendente, se succedono dei problemi grossi, loro non vedono niente, perché il loro bambino, qualunque cosa succeda, è colpa degli amici, non è colpa sua, lui poverino, e sono stati gli altri l'hanno coinvolto. Non è forse così? Non avete forse conosciuto voi mamme o genitori che pensano così? Pensate sulla scuola, sempre in colpa dell'insegnante, no? Non è forse così? Quante volte sentiamo dire questo? Non dico che non sia vero qualche volta, ma proprio sempre. O forse c'è qualche cosa nei meccanismi per cui la persona ha un legame che in realtà non è sano, perché in quel modo non lo sta neanche aiutando, sta creando una persona che da grande sarà incapace di prendersi le sue responsabilità. E poi anche dipendenza da parte dei figli verso i genitori, sovente accade. Vi dico ancora due parole, soltanto più 10 minuti, per presentarvi questa tematica, poi ascolteremo i nostri ospiti. Questa sera abbiamo due psicologi, il dottor Andrea Perrone, psicologo e psicoterapeuta, e lo psicologo esperto della psicologia della conoscenza del sé, il dottor Mauro Rossetti. Poi ascolteremo un testimone che abbiamo qui con noi, abbiamo il signor Mauro, che ci parlerà proprio partendo da quello che ci stiamo dicendo questa sera, ci racconterà della sua esperienza, che è molto molto importante calare nel pratico le cose che io vi enuncio a livello teorico. E poi ascolteremo i vostri interventi. Perciò vi dico fin d'ora che potete inviare le vostre domande, le vostre considerazioni, scrivendo le vostre email al seguente indirizzo: diretta@radiomater.org. Lo ripeto, diretta@radiomater.org, oppure testimonidelcielo@gmail.com. Se avete il telefono, adesso molti usano mandare gli sms col telefono, allora l'indirizzo, il numero di telefono a cui inviare i vostri sms è il seguente: 331-7914-523. Ripeto, 331-7914-523. Ecco, intanto mentre andiamo avanti nella presentazione della tematica di questa sera, qualcuno può già inviare le sue email, i suoi sms per le domande che vorrà fare o le esperienze che vuole comunicare a tutti gli ascoltatori. La dipendenza affettiva è una situazione?
psicopatologica in cui il rapporto di amore è vissuto come la condizione stessa della propria esistenza. Gli individui che soffrono di dipendenza affettiva, quindi questo legame che crea una dipendenza, vedono nell'altro la fonte, l'unico mezzo per poter stare bene. Perciò hanno paura di perdere la persona amata che diventa l'oggetto amato. Io vi sto presentando questo studio del dottor Gaspare Costa che trovate pubblicato sul nostro quotidiano online proprio oggi all'indirizzo www.alcolnews.it. Ecco, e allora dipendenza affettiva. Sono disposte le persone che non vogliono perdere questo oggetto amato a sacrificare qualunque bisogno, qualunque desiderio, fino a annullare se stessi. Perciò l'importanza che viene attribuita da chi soffre di questa dipendenza, capite? L'importanza attribuita a questo oggetto di amore spinge il dipendente affettivo a preservare questo rapporto, che è una dipendenza, a tutti i costi. Assume l'atteggiamento di assoluta dedizione per pur di soddisfare l'altro. La persona che ha questo problema vive nella paura continua di perdere la persona amata. E questo diventa insopportabile, insopportabile per quell'individuo. Proprio come per le dipendenze dalle sostanze, l'alcol, le droghe, la persona che ha la dipendenza affettiva non può rinunciare all'oggetto amato e se ne è costretta vive una crisi di astinenza, ma ha bisogno di conferme da parte della persona sempre più elevate del fatto di sentirsi amata. Ecco, secondo Giddens, la dipendenza affettiva presenta alcune caratteristiche, io ve ne accenno in questi ultimi 5 minuti soltanto alcune. L'ebbrezza, cioè il soggetto dipendente tende a star bene solo quando c'è presente la persona amata. Un altro problema di chi soffre della dipendenza affettiva è che deve avere una dose, vi dicevo, di presenza, di vicinanza che aumenta sempre. Poi un'altra caratteristica è la perdita dell'io, vuole fondersi con la persona amata. Attenzione che qui continuiamo a dire amata, ma in realtà non è un problema di amore, è un problema che viene da quando si era bambini, per questo vi ho fatto quell'introduzione che ci riporta al concetto che già tante volte vi ho spiegato, del problema di quando ognuno da bambino è stato deprivato, ha fatto le prove di fiducia, la sua fiducia è stata lasciata cadere. Allora succede che in tante situazioni dice non mi peschi più, mi aggrappo, no, o fuggo dalle situazioni e allora non sono più capace di amare nessuno. E questo è uno dei due aspetti, quello che siccome è stato lasciato cadere, allora soggiogherà il partner, giocherà la parte di quello forte, avrà bisogno di una persona da soggiogare. È un grande problema. E l'altra reazione, quando uno dice hai lasciato cadere la mia fiducia, da questo momento non mi peschi più, cosa vuol dire? Cercherà l'amato, ma si aggrapperà dicendo perché tanto io lo so che prima o poi tu apri le braccia, come tenere in braccio un bambino e poi apri le braccia, guai. Allora, ho fatto quell'esperienza, mi aggrapperò, perché tanto se anche tu aprirai le braccia, non mi sfuggirai. E vedete come, con questo esempio che ho cercato di riprendere, riusciamo a capire che cosa passa nella testa di chi vive questo dramma, capite? Questa persona ha una situazione, dice, ossessiva, è ossessionato dall'idea del partner e dal timore di essere abbandonato. È un chiodo fisso proprio questo, per questo si aggrappa. Ma vi ho detto prima che si continua a cambiare nel corso di tutta la vita. O si cambia insieme,
oppure per un po' si sta a fare tutte le cose insieme, poi si comincia a allentare i legami, ognuno comincia a fare la sua vita, poi non si ha più tempo uno per l'altro, troppi impegni, troppe cose, poi la sera ognuno, c'è chi ha il computer, chi deve fare 100 messaggi al telefono, cose del genere, c'è chi deve stare alla televisione, cos'è quello che altri fanno le faccende di casa, si è stanchi e poi dopo un po' di anni tu, ma io non ti amo più, non so più chi sei, non ho più niente da dividere, no? Questo vi dicevo, vedete com'è importante. Quindi questa persona in realtà non vive un amore, è un po' quello che si attacca e si aggrappa come un parassita, ci dice questo studio. Ecco, e pretende che l'altro gli dica, gli faccia i complimenti, no? Che gli dica sì, guarda, io ti voglio bene, vuole le rassicurazioni, continue prove di amore. E allora cosa fa? È manipolativo, è manipolativa questa persona. Questo studio ci dice che il 90% di chi soffre di questo problema sono donne, ma non è detto, perché prima vi ho anticipato che il problema può anche riguardare la relazione tra genitori e figli, ecco, e figli e genitori. Cosa succede? Che questa ricerca continua di questa fusione con il partner, con l'altro, porta a annullarsi, e con questo termine la persona si annulla e diventa, con come si dice in altro settore, nell'analfabetismo di ritorno. Sapete che quando si smette di studiare, poi dopo si diventa incapaci. Sapete che tante persone sono così tanto abituate a scrivere soltanto più col computer, che se tu gli metti davanti un foglio bianco senza le righe, gli chiedi di scrivere a mano libera, anche persone con una scolarizzazione molto alta non sono mica più capaci, cominciano a scrivere tutti stampatello. Avete mai fatto la prova? Guardate, adesso questo è un esempio ridicolo, è per fare una battuta, però questo per dirci che quando una persona smette di mettersi in gioco nella crescita e qualcuno la accudisce, crede di fare il suo bene, in realtà non sta facendo il suo bene, perché la fa di ritornare analfabeta della vita. Ecco, mi fermo qui, facciamo un brevissimo stacco musicale, poi ascoltiamo i nostri ospiti. Io vi ricordo di cominciare a scrivere le vostre considerazioni, le vostre domande, i vostri commenti ai seguenti indirizzi: diretta@radiomater.org, oppure testimonidelcielo@gmail.com, oppure gli sms e i messaggini col telefono al 331 79 14523. Per le telefonate ancora un momento dopo che avremo ascoltato i nostri ospiti. Un breve stacco musicale. Ascoltiamo lo psicologo esperto della psicologia del sé, il dottor Mauro Rossetti. Buonasera a tutti. Attraverso l'introduzione abbiamo capito che le relazioni di dipendenza affettiva in fondo sono la ripetizione di un modello di relazione, di un modo di rapportarsi agli altri che la persona ha imparato in passato, magari addirittura nell'infanzia, e che tende a ripetere in tutte le situazioni di relazione che hanno una qualche valenza affettiva, proprio perché attraverso questa modalità viene a soddisfare, a compensare dei bisogni che sono rimasti irrisolti o inappagati nel suo passato. C'è quindi come una coazione a ripetere una modalità di relazione, perché attraverso questa relazione la persona ha una sensazione in qualche modo di benessere, anche se è un benessere illusorio. Le relazioni di dipendenza affettiva quindi sono delle relazioni compensatorie, dove si verifica come una sorta di incastro fra due bisogni complementari, che fanno sì che si crei un legame fra i due membri, insomma, della coppia relazionale: il bisogno di dominare, quello di essere dominato, piuttosto che il bisogno di subire, che si contrappone al bisogno di aggredire, di dominare, il bisogno di sentirsi sempre trattato come un figlio, che si contrappone d'altra parte al bisogno di avere sempre una funzione quasi materna o paterna anche con la propria moglie o il proprio marito, eccetera, eccetera. Si è anche capito che
le radici della dipendenza affettiva vanno sicuramente cercate nel passato, quindi spesso addirittura nella prima infanzia, e soprattutto direi nel tipo di rapporto che abbiamo avuto con le figure che hanno avuto più importanza a livello affettivo, le figure di accudimento primarie, quindi sicuramente i nostri genitori, e in particolare è cruciale il rapporto con il genitore di sesso opposto. Generalizzando e semplificando un po' la questione, possiamo dire che per un maschio, per un figlio maschio, il tipo di rapporto che avrà con il mondo femminile in generale è decisamente influenzato, un po' filtrato, appreso attraverso il tipo di rapporto che questo bambino ha avuto con la propria madre. Parimenti, all'opposto, per le bambine, per le ragazze, il tipo di rapporto avuto con la figura paterna, col proprio padre, ma in generale con chiunque abbia avuto in qualche momento della sua storia di vita una funzione paterna, tra virgolette, condiziona grandemente il tipo di approccio che queste donne avranno col mondo maschile e anche proprio le scelte affettive che faranno. Ci sono degli studi interessanti che dimostrano come le scelte affettive anche dell'uomo e della donna della propria vita hanno radici nel nostro passato, importanti, che ci guidano anche in positivo e a volte non soltanto in negativo. Quindi questa situazione di legame con il proprio passato fa sì che la persona sia decisamente così guidata, no? Nella ricerca di un partner o di una partner che in qualche modo gli permette di trovare un proprio equilibrio. Ecco, la differenza fondamentale che c'è fra una relazione affettiva matura e una relazione invece di dipendenza, che è sempre una relazione caratterizzata da un fondo di immaturità, sta nel fatto che nella situazione di maturità l'attrazione fra le due persone nasce da una sintonia abbastanza profonda a livello del sé, dove si sente di arrivare ad un completamento della propria persona senza perdere però la propria autonomia. Ecco, si percepisce un senso di libertà. Tanto più mi avvicino all'altro, tanto più io comunque mi sento libero e sento che si accresce ancora di più questa mia libertà, si accrescono le mie potenzialità, la mia creatività. Nella dipendenza affettiva invece l'altro è necessario, quindi io mi avvicino a lui non tanto perché cerco il bene dell'altro, ma perché cerco fondamentalmente il mio bene e l'altro è un po' come se fosse la mia medicina, la mia stampella, senza del quale non riesco ad andare avanti. In fondo queste sono delle pseudo-relazioni dove c'è una grande autocentratura nelle persone, l'altro è importante in quanto strumento che compensa le mie mancanze interiori fondamentalmente. Ci sono chiaramente delle analogie importanti con le altre forme di dipendenza, un po' sono state già elencate, noi le possiamo testimoniare, spesso succede che ci accorgiamo che persone che sono qui in trattamento per problemi di dipendenza da sostanze o da alcol o per gioco d'azzardo eccetera, affrontano, superano in qualche modo queste problematiche e si ritrovano poi dipendenti da una persona. Proprio perché il meccanismo psicologico e probabilmente anche neurobiologico è molto simile, cioè si attivano dei meccanismi appunto che fanno sì che la persona tenda ad approcciarsi con l'oggetto della dipendenza, che in questo caso diventa una persona, con una stessa modalità, cioè cercando una relazione, come si diceva, fusionale, totalizzante, dove io mi perdo un po' nell'altro e quindi l'altro diventa assolutamente indispensabile, cercando un'idea di benessere totalizzante, appunto quasi magico, che è dove si annullino tutte le componenti negative. E soprattutto non potendo fare a meno dell'altro, ecco, questo è ciò che caratterizza un po' ogni relazione di dipendenza. Va detto anche che le relazioni di dipendenza affettiva sono votate al fallimento, ma semplicemente perché la situazione esclude qualsiasi cambiamento. Ecco, sono relazioni che impediscono la crescita delle persone, proprio perché la crescita di uno dei due membri della coppia farebbe sì che l'equilibrio si altera
e un equilibrio, seppur patologico, è quello che tiene in piedi questa relazione. Allora l'altro partner cercherà assolutamente di ostacolare la crescita, l'emancipazione della persona a cui è legata. Se succede che uno dei due si emancipa, normalmente la relazione termina, la relazione finisce, uno dei due andrà decisamente in crisi. Ma comunque anche quando queste relazioni vanno avanti accumulano sempre tensione, perché è difficile poi mantenerle, è difficile, crea un grande dispendio di energia anche proprio mentale importante, che viene sottratta ad altre attività decisamente più importanti. Un accenno per finire, credo che verrà da chiedersi a questo punto chi ci ascolta, ma allora cosa possiamo fare per aiutare le persone che soffrono di queste forme di dipendenza? Ma direi che un primo passo è sicuramente quello del distacco, così come ad un alcolista, un tossicodipendente, un giocatore d'azzardo si chiede come prima cosa di iniziare ad avere un qualche distacco, magari anche graduale, dall'oggetto della dipendenza. Anche in questo caso un distacco graduato, mediato, finché si vuole, permette alla persona di sperimentare quei vissuti, quei bisogni più profondi che l'altro gli compensa, gli qualche modo gli annulla. Ed è poi su questi bisogni, su questi vissuti, che uno psicologo per esempio ha materiale per lavorare. In una situazione dove, come in una banale, insomma, generalmente in una psicoterapia, dove si cerca di accrescere il livello di consapevolezza della persona rispetto a quello che sta vivendo, ma non soltanto di una consapevolezza intellettiva, cognitiva, che non produce cambiamento, ma si cerca il cosiddetto insight, cioè una consapevolezza che è un dato sia cognitivo che emotivo insieme e che ha una capacità trasformante sulla persona. Tutto questo quindi comporta un percorso fatto di tanti passi che prevedono tante piccole o grandi frustrazioni, le cosiddette frustrazioni ottimali, che sono un po' il meccanismo della crescita psicologica, e che se attuate in un ambiente molto empatico, molto contenitivo, permettono alla persona di procedere nel suo cammino. Grazie dottor Rossetti, ascoltiamo adesso lo psicologo, psicoterapeuta, dottor Andrea Perrone. Buonasera a tutti. Vorrei portare una breve riflessione sul termine affettiva. Siamo soliti a pensare all'affetto come un sentimento che muove verso un'altra persona sotto un'ottica positiva. In realtà la parola stessa, anche etimologicamente, porta due facce della stessa medaglia, ossia un affetto che è proprio un toccare nell'animo con un versante positivo, ma anche un affetto che è un attaccare, un rendere infermo, se pensiamo essere affetto da qualcosa. E la dipendenza effettiva si connota proprio in questa seconda versione, ecco. Se pensiamo a ciò che viene distorto nella relazione di coppia attraverso un proiettarsi verso l'altro che dovrebbe essere caratterizzato da quelli che sono i cosiddetti sistemi motivazionali interpersonali, ossia ciò che lega due persone nell'ottica dell'affetto, quindi la cooperazione, il prendersi cura reciprocamente di la sessualità, lì appare tutt'altro, appare un sentimento di egoismo che in un'ottica di affetto, sotto il quale appunto noi siamo abituati a leggere la relazione, resta più sullo sfondo, resta quasi fuori luogo. E invece è proprio attraverso questo agonismo, io ti voglio in un certo modo, devi essere all'altezza, per essere apprezzato da me devi comportarti in un determinato modo, si sviluppa il modello operativo interno di quella persona, esattamente come succede poi in un computer. Uno prova a dare l'invio di un programma che dovrebbe essere quello basato su un reciproco affetto e invece si trova strutturato in un sistema di un virus quasi. Quello che dovrebbe essere l'affetto reciproco diventa una necessità di soddisfazione del bisogno dell'altro, quindi introducendo un tema critico che è quello del valore personale. Io avrò un valore personale e verrò da te accettato
soltanto se riesco a soddisfare quelle che sono le richieste che mi vengono date fatte. Capita nelle relazioni di coppia che uno ovviamente cerchi di andare incontro a quelli che sono i desideri dell'altro. Mi piacciono le donne bionde e magari la mia compagna prova a tingersi i capelli di biondo per venire incontro a quella che può essere un mio piacere. Ma dove sta la differenza? Sta nel valore personale della persona che ho davanti. Ossia, se questa persona non fa questa mia richiesta, verrà intaccato il suo valore personale o no? Se io decido che comunque voglio mantenere i capelli del mio colore, il mio valore personale è intaccato o il mio valore personale resta lo stesso? Questa è la grossa differenza che si inserisce sul sistema di temi critici, amore, valore personale e potere, su cui si gioca poi la dipendenza affettiva, dove l'amore va in un certo senso nettamente in secondo piano, se non poi per non essere considerato, ed emerge il discorso invece del valore personale, sicuramente sottostimato, e del potere dell'altra persona, che invece emerge in modo forte. Chi comanda all'interno della coppia diventa molto chiaro. E a questo punto la situazione diventa ancora più complessa, riletta sotto l'ottica di un triangolo drammatico, in cui c'è vittima, carnefice e salvatore. La vittima, la persona affetta da dipendenza affettiva, si troverà davanti a lei un'altra persona che è allo stesso tempo carnefice e salvatore. È la persona che gli chiede di fare delle cose per essere apprezzata, ma allo stesso tempo è il carnefice che la fa star male proprio perché lei queste cose non riesce a farle. Con un incremento di un circolo vizioso reciproco che porta al continuo fallimento di questa persona davanti alle richieste che gli vengono fatte. E da qui un sistema di comorbidità che, al di là del collegarsi alle problematiche di dipendenza di cui ha già accennato il dottor Rossetti, porta a disturbi psichici che vengono a strutturarsi sulla base di una richiesta di essere come l'altra persona mi vuole. Ti voglio magra. Allora quella persona proverà a mangiare meno, proverà a perdere chili, diventerà un'ossessione il discorso del peso, perché il compagno la vuole come vede le modelle sui giornali. Ti voglio sempre pronta alle mie richieste. È possibile che questa persona inizi a essere ansiosa innanzi a queste richieste e quindi ogni volta che l'altra persona chiede delle cose si sente inadeguata, si senta che comunque c'è sempre un'ansia di fondo di non riuscire a soddisfare quanto gli viene chiesto. O ancora ti voglio sempre dell'umore che richiedo io. Quindi se io sono triste non devi essere particolarmente allegra neanche tu, ma quando io ho voglia di fare tantissime cose e ho voglia di andare in montagna o al mare o dove ti dico io di andare, quella deve essere pronta. Ritorniamo all'inizio del discorso. Il valore personale e quanto la propria componente in questo abbia ancora un peso. Se l'altra persona arriva ad annullarsi parallelamente a tutto poi che può essere un discorso compensatorio di utilizzo di sostanze per cercare di riessere a quell'altezza, ma allo stesso tempo avere la necessità di trovare sempre una meta da raggiungere per essere al livello che l'altra persona ci chiede di essere, obiettivo che sarà assolutamente irraggiungibile. Grazie al dottor Perrone, ascoltiamo la testimonianza del signor Mauro. Buonasera a tutti, allora racconto la mia esperienza riguardo al sentimento. Dopo una relazione durata 3 anni, la mia gelosia molto invadente, io sono un carattere possedente, è andata a scaturire a fattori veramente pesanti. Dunque, io ti avevo chiesto sincerità, c'è stato un amore profondo da entrambi le parti, bensì ho scoperto nell'arco di questi 3 anni, dalla sua parte, cose che all'inizio io avevo chiesto di non nascondere nulla.
ho commesso di grossi errori nei suoi confronti, a livello di che se non c'era lei io stavo malissimo, non facevo altro che vivere per lei, quindi mi annientavo me stesso, escludevo mio bimbo, via dicendo, vivevo solo per lei, era la parte centrale dalla mattina alla sera, era legata ad una sostanza, alla quale già io già combattevo per una sostanza. Questa cosa qui, una sera dopo l'altra, vari episodi, mi creò un certo disagio al quale mi porto un danno fisico ancora tuttora, me lo porterò a vita. Verso mezzanotte di una certa sera mi avvio verso sotto casa sua, scavalco un altro cancello, cado male e subisco un grave intervento. Tutto questo dovuto alla mia gelosia, perché non mi aveva dato motivo, ma sì, le mie illusioni andavano ogni oltre limite. Mi faccio questo intervento, le cose sembrano migliorare, ma il legame continua a non andare bene. A me non andava bene il suo modo di vestire, non andava bene tante altre cose, e lei comunque non le riscontrava e dava poca importanza al mio modo di pensare. Ripeto, c'è stato un profondo amore, io non so se proverò, se ci sarà di nuovo un sentimento così profondo nella mia vita, al quale ancora e ora, tuttora, dopo un anno, tengo distanza dalle donne, proprio perché sono rimasto scottato dal sentimento. Poi ho fatto ancora danno alla sua macchina, alla quale sono dovuto andare via, per 72 ore, onde essere preso dalla questura a cui appartenevo, in Giulia di Varoro. Ho ricevuto uno stalking e ho ammesso, firmato lo stalking, quindi questa dipendenza è diventata forte. Tante volte io mi buttavo e sfogavo tutto questo sotto la cocaina, non era solo una scusa, perché lei mi ha preso la decisione di dire basta, non si è più fatta sentire. L'ultima volta che ci siamo sentiti tramite SMS è stato il 15 settembre, il giorno del suo compleanno di questo anno, almeno del 2013 ovviamente. Facendo degli auguri, lei mi ha risposto con un semplice messaggio, ciao, grazie, e quella sera lì veramente mi sono fatto tanto, tanto, tanto male. Purtroppo, c'è chi va bene, c'è chi va male, lei l'ha presa bene, non so come l'abbia presa, io l'ho presa ancora più male, e quella sera mi sono fatto veramente male con la cocaina, quindi questa dipendenza è diventata una doppia dipendenza, ma veramente in modo inspiegabile, che non lo auguro a nessuno. Dopodiché ho deciso di prendermi cura di me, di abbandonare questa situazione e di lavorare tanto sotto questa parte del sentimento, perché la gelosia non ci deve essere, ma in modo corretto, essere motivata. In quanto, posso dire un auguro a tutti di fare attenzione a questa situazione, perché le dipendenze affettive il sentimento è bello, ma è anche, non si scherza, fa anche male, fa veramente male. L'errore secondo me è stato fatto da entrambi, più io che lei. Lei si reputa innocente, io mi prendo le mie grandi colpe, però secondo me in questi casi qua le colpe, un minimo di colpa anche dall'altra parte c'è. Grazie Mauro, cari amici, c'è spazio per i vostri interventi telefonici e i vostri sms e le vostre email. Allora vi ricordo per le vostre telefonate in diretta Radio Mater il numero da comporre 031 64 6000, ripeto 031 64 6000 per le vostre telefonate in diretta. I due psicologi presenti, il dottor Mauro Rossetti e il dottor Andrea Perrone, sono qui a vostra disposizione. Vi invito nuovamente per le vostre email, l'indirizzo è diretta@radiomater.org oppure testimonidelcielo@gmail.com. Per invece i vostri messaggi col telefono 331 7914 523. Nell'attesa delle vostre telefonate vi ricordo che potete contattare gli psicologi del CUFRAD presso la sede centrale tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. Il numero di telefono della sede centrale è il seguente 0172 55 294. Potete vedere i luoghi del CUFRAD al sito www.cufrad.it, potete inviare le vostre email all'indirizzo info@cufrad.it, potete ricevere sul vostro computer tutti i giorni il quotidiano online che
il dottor Rossetti e il dottor Bozzato, due psicologi, preparano ogni giorno. Basta iscriversi, lo riceverete gratuitamente all'indirizzo www.alcolnews.it. Ecco, queste alcune indicazioni nell'attesa delle vostre telefonate. Per la trasmissione delle vostre telefonate lascio la linea alla regia centrale. Ecco, è arrivata un'email che dice così: buonasera a tutti, buon anno, mi chiamo Maria, sono casalinga, ho 52 anni, sono sposata da quasi 30 anni con un uomo a cui voglio bene, ma che ha il vizio di bere. Mi vergogno molto ad ammettere che, nonostante egli spesso alza le mani senza motivo, soprattutto dopo aver bevuto, ecco, mi vergogno molto, dice Maria, che ancora oggi io non riesco ad andarmene di casa, a allontanare lui dalla nostra abitazione. Forse perché lui ogni volta mi promette, dice che non lo farà più, forse perché sono io che non riesco a staccarmi da mio marito. Non so cosa fare. Come fare per risolvere questa situazione? Vi chiedo un consiglio. Allora giriamo questa domanda di Maria ai nostri ospiti. Sì, allora cara Maria, dalle sue poche parole emerge in modo abbastanza evidente che è legata da un legame forte con suo marito, che vi tiene insieme da quasi 30 anni. Pertanto, senza la pretesa chiaramente di darle chissà quale consiglio risolutivo, di fare chissà quale interpretazione, ma due parole un po' mi vengono in mente da poterle dire. Allora, intanto provi un po' a chiedersi, quando sente questa incapacità di distanziarsi da suo marito, che cosa la frena, di che cosa ha paura, di cosa ha paura di perdere. Tenga conto che suo marito ha una dipendenza dall'alcol, che in qualche misura è inserita un po' anche in questo equilibrio familiare, pertanto lui probabilmente cerca in molti modi, anche magari un po' sottili a volte, di mantenere questo rapporto, facendo leva proprio sulla parte affettiva, facendo leva sui sensi di colpa, proprio perché suo marito ha bisogno più ancora di lei che la relazione vada avanti per poter continuare a bere, in un certo senso anche. Pertanto questo le fa già capire che questo stato di cose non aiuta né lei né suo marito. Quando si prova a scavare un po' sotto questa difficoltà di molte mogli a staccarsi da mariti alcolisti, spesso si scopre un qualcosa di questo tipo, come se uno sentisse di dover espiare qualcosa, di dover subire qualcosa per essere degno di essere valorizzato, di essere voluto bene. Questo potrebbe anche esserci, provi a chiedersi se dentro di lei c'è un po' questa sensazione, no? Di dover un po' patire tutto ciò per guadagnarsi in qualche modo l'amore di suo marito. Come consiglio più pratico, io credo che in queste situazioni una cosa che è sempre utile è un distacco temporaneo, no? Che a volte serve anche a salvare il matrimonio, a salvare la relazione, per permettere ad entrambi, ognuno, di lavorare sulle proprie fatiche, sulle proprie difficoltà. Sì, da parte mia non posso che concordare con il collega, aggiungerei che questo distacco, che sicuramente sarebbe l'ottimale, come succede in tante situazioni analoghe, è molto complesso poi da realizzare nel concreto, perché ci sono i figli, ci sono ahimè interessi economici, c'è la difficoltà poi di potersi innanzitutto pensare come persona indipendente, in staccato dipendente da un'altra, e allo stesso tempo anche avere le possibilità per esserlo veramente, sia sotto un discorso emotivo che sotto un fattore pratico, e quindi il circolo vizioso di cui parlavamo prima non può che continuare ad alimentarsi e ripetere. L'invito è di chiedere aiuto, ecco, da soli sicuramente non si esce da una situazione di questo tipo. È indispensabile, nei momenti in cui suo marito si mostra più ragionevole, minimamente disponibile al confronto, provare a impegnarlo attraverso
un nuovo confronto che non coinvolga soltanto voi due, ma anche una terza persona, oppure ancora meglio un servizio di appoggio che possa accogliervi e che possa dare entrambi la possibilità di avere uno spazio ulteriore a quello della vostra famiglia, a quello che poi raramente diventa uno spazio di genuina condivisione, ma il più delle volte è soltanto poi un momento in cui uno alza la voce e da lì sicuramente non se ne esce. Cercare di chiedere aiuto coinvolgendo anche suo marito e da lì provare ad aprire un dialogo diverso. Grazie al dottor Perrone. Cari amici, c'è spazio ancora per un vostro intervento telefonico, 031 64 60 00. Ripeto, per parlare in diretta con gli psicologi presenti, il dottor Mauro Rossetti e il dottor Andrea Perrone, 031 64 60 00. Sì, pronto? Pronto? Sono Oresto. Sì. Ah, ecco, sì. Salve Oreste, come sta? Va bene? Bene. Buon anno. Ma non faccio la chitarra, mi ha rubato. Ecco. Guarda che dispiacere, ha rubato la chitarra, mi pare di aver sentito dire. Ecco, guardi. Sì, sì, è vero. In occasione le auguriamo buon anno e con l'occasione vorremmo augurare buon anno anche a tutti gli ascoltatori. Siamo in chiusura, grazie anche per il fatto che lei ha chiamato, gli ascoltatori che non la conoscono, noi ci conosciamo perché lei è stato qui tanti anni fa e quindi sovente c'è occasione di potersi ancora risentire nel tempo. Ecco, anche questa breve chiamata con la quale chiudiamo la nostra trasmissione, questo saluto da parte di Oreste. Vedete, cari ascoltatori, come è importante per tutti imparare e farci aiutare a trovare il senso e il significato dei nostri giorni, perché sovente accade che non soltanto il tempo passa, ma si rischia anche di farlo trascorrere in modo poco proficuo. Sovente l'abuso delle sostanze, dell'alcol, delle droghe porta a perdere il senso dell'esistenza e anche tutte le altre forme di dipendenza, a non gustare più il sapore della vita e a portare anche delle lesioni e dei danni psichici, organici, al punto tale che poi il rischio grande che corriamo tutti, e con questo vi saluto augurandovi buon anno, ma il rischio grande è proprio di non doverci pentire per tutto quello che avremmo potuto fare di bene, di buono, e che invece non abbiamo fatto. Cari ascoltatori, sta iniziando un anno nuovo, facciamoci aiutare a conoscere noi stessi, quali sono i meccanismi che alimentano le nostre ferite, i nostri atteggiamenti, le nostre parole, i nostri comportamenti malati. Se ci facciamo aiutare a purificarci, a lasciarci guarire, allora questo sarà un grande bene, prima di tutto per noi e per tutti quelli che incontreremo. Grazie per essere stati con noi, cari ascoltatori, vi invito a rimanere all'ascolto delle trasmissioni di Radio Mater. Il prossimo incontro con il CUFRAD è previsto per giovedì 16 gennaio, sempre alle 17.30. Ringrazio quelli che siete stati all'ascolto, i nostri ospiti, e col canto finale restituiamo la linea alla regia centrale.